Buongiorno, buongiorno carissimi utenti, oggi siamo a Savignano per assistere alla semifinale di playoff con lo Sporting Valle Saccardia. Ragazzi, mi raccomando, impegnatevi e in bocca al lupo. E come sempre, giocate col crimine a 20.000 megatoni. Occhio ragazzi, lo Sporting sta diventando pericoloso, un cross in aria. Ah, meno male, ha sbagliato, meno male, meno male. Stiamo salendo con il nostro Zambrotta che la butti in mezzo. Vai, vai. Non va. Ecco che lo Sporting si prepara a battere un calcio di punizione. Ragazzi, mi raccomando, non fate stronzate in area. Eugenio, occhio che la parte è libera. No, ragazzi, abbiamo subito gol dopo pochi minuti. Questo non ci voleva. Adesso i ragazzi stanno salendo. Vai, vai. Buttali in mezzo, buttali in mezzo! E purtroppo il difensore capisce tutto. Ecco che lo Sporting si presta a battere un calcio di punizione. Mi raccomando, ragazzi, state calmi, con tranquillità, che si risolve tutto. Occhio, occhio! Eugenio, dove vai? Che la Pasquetta è finita da un pezzo. Non è più tempo di scampagnate. Occhio raga che lo Sporting sta salendo. Difensori dove siete? Occhio! A meno male che lo Sporting lo sanno ballare bene liscio. Ecco che i ragazzi si prestano a battere un calcio d'angolo. Dai ragazzi! Vai! Non va. Occhio che Loris tiene un'azione coi fiocchi. Vai Loris, credici! Vai! Vai, buttali in mezzo! E purtroppo non va ragazzi. Ecco che i ragazzi si prestano a battere un calcio di punizione, ragazzi, mi raccomando, costruite qualcosa di buono sulla fascia, prova a buttarlo in mezzo, c'è Miski in aria, il difensore capisce, ci riprova, c'è la rossa palla vagante, tira, adesso prova a crossare Andrea, non va. Stiamo salendo con Vincenzo, vai Vincenzo, grandissimo numero di Vincenzo, dalla qualcuno Vincenzo, lo scambio, lo riscambia, in mezzo, non va. Adesso stiamo salendo con Vincenzo Panzeta, vai Vincenzo, dalla qualcuno, cross in avanti, trova qualcuno libero, vai, lo scambio, buttalo in mezzo. Di testa! Mamma mia, che cosa può il portiere! Adesso stiamo salendo con Matteo. Matteo sta cercando qualcuno in aria. Lo trova! C'è mischia! Tira! Non va. Ecco che lo Sporting si prepara per un calcio d'angolo, ragazzi, mi raccomando. C'è mischia in aria, attenzione, c'è qualcuno che cade. Non si è capito bene cosa è successo. Tra qualche istante l'arbitro fischierà la fine del primo tempo. Come succede ogni dannata domenica, creiamo tanto e concludiamo poco. Dobbiamo essere più cinici sotto porta. È un vero peccato che abbiamo subito quel gol nei primi minuti perché abbiamo creato moltissime occasioni. Tra qualche istante l'arbitro fischierà l'inizio del secondo tempo. Dai ragazzi, freghiamoci del primo tempo e facciamoci foggia. Stiamo avanzando con Vincenzo Panzeta. Avanza, Loris la chiama. Lo assiste. Loris va di testa. Grandissimo gol di Loris. Vai ragazzi, così si fa. Continuate così. Stiamo cercando di ripartire, lancio lunghissimo per Loris, vai là, vai là! E il portiere capisce tutto. Ecco che lo Sporting si presta a battere un calcio d'angolo, ragazzi mi raccomando, non vi fate fregare! Eugenio c'è! Adesso i ragazzi provano a ripartire con Vincenzo D'Angelo, lo scambio! Guardate che sta Andrea libero, bravo! Vai Andrea che sei un cecchino, vai Andrea! Grandissimo cucchiaio di Andrea Panzeta, un cost to cost pazzesco ragazzi, bravo e vai così!
Recuperiamo la palla adesso. Vai, vai. La dà a Loris, credo. E il difensore capisce tutto. Ecco che Andrea sta temporeggiando, la dà Loris, a sua volta la dà Enzo, la butta in mezzo e il difensore capisce tutto. Ecco che Andrea Panzera si sta preparando per un calcio d'angolo. Vai Andrea, credici, occhio! Non va. Ecco che Vincenzo si prepara per un calcio d'angolo. Vai ragazzi, crediamoci, dai! Zambrotta, non va. Prova qualcuno in aria, butti in mezzo. Andrea, non ci siamo. Ecco che Enzo si presta a battere una rimessa. Cerca qualcuno, lo trova. Loris? No, non va. Ecco che lo Sporting cerca di salire. Un cross in mezzo. Occhio Eugenio! E Eugenio c'è. Ecco che lo Sporting sta cercando di salire. La butti in mezzo, dritto sulle mani di Eugenio. Ecco che lo Sporting sta cercando di salire. Il passaggio, il cross viene intercettato. Adesso ci riprova a recuperare in mezzo. E come sempre, Eugenio c'è. Occhio ragazzi, lo Sporting sta cercando di risalire. Un cross lungo, molto lungo. La stoppi in qualche maniera. La passa in mezzo, grandissima Eugenio, una parata che vale più di un gol. Occhio ragazzi, lo Sporting si sta preparando per un calcio di punizione, mi raccomando, di testa. No ragazzi, questa non ci voleva, abbiamo subito un altro gol. Ecco che lo Sporting si prepara a battere un calcio di punizione, ragazzi, mi raccomando, difendetevi bene. Occhio, tira. Non va. Ecco che Vincenzo si prepara a battere un calcio di punizione. Vai Vincenzo, credici. Peloris, un po' troppo lunga, ragazzi. Ecco che Andrea Panzetta, in un suo cerchio di fiducia, si presta a battere un calcio di punizione. Vai Andrea, vai Andrea. Ah, peccato. Ecco che Claudio recupera palla, a meno credo che sia lui. La dà per Andrea, vai Andrea. Grandissimo Andrea, dai, vai Andrea, vai Andrea, la butti in mezzo per Stefano Ardito, grandissimo gol di Stefano, e vai ragazzi, vai così. Comando, vai Eugenio, pentaci tu, smanaccia, grandissimo Eugenio. Occhio raga, abbiamo un grosso problema, lo Sporting deve battere un calcio di rigore. Vai Eugenio, fai un miracolo al quadrato. Vai Eugenio, credici. No ragazzi, no, no e no, abbiamo subito un altro gol, questa proprio non ci voleva. Ecco che lo Sporting sta cercando di ripartire. Occhio raga, cross davanti, la stoppa, si gira, la dà. Un po' lunga, la stoppa, si gira in mezzo. Mamma mia, meno male che non l'ha presa. Occhio ragazzi, lo Sporting sta salendo. Occhio, tira. Ah, meno male. E a qualche istante l'arbitro fischierà la fine del secondo tempo. Ragazzi, si andrà ai supplementari. Per chi non lo sa, se la partita dovrebbe finire così, la vinciamo noi perché in classifica siamo meglio messi dello Sporting.